Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Hollow Knight e abbiamo trovato questa nuova area che si chiama Lago Blu. Vediamo un po' cosa nasconde e che diavolo di posto è. Ok, allora forse è solo uno di quegli aggeggi rossi, forse. Forse. C'era un battito, per un istante mi è venuto un colpo al cuore. Credevo di dover fare una boss fight qui a suon di salti e pugni. Mi è venuto male, ve lo posso giurare. Ehi tu! Che ci fai qui? Non mi ricordo come ti chiami, chiedo perdono. Sarebbe Tiso! mamma che Che no. posto tranquillo, ma io voglio l'azione, i combattimenti all'ultimo sangue. La tranquillità è noiosa. Ah, mi ricordo di te, tu sei quello che cerca l'arena. Ora mi ricordo di te, ora la cerco anch'io l'arena però, perché voglio provare a mettermi alla prova, è divertente da provare. Sana. Così calmo e tranquillo, ma così noioso. Ma ci penso io, Tiso, dammi un secondo e vedi che accade di tutto qua. Ti Sana. preoccupare. Mamma mia, ehi, che succede? Grazie, scudo! Aspetta, scudo, vai! Bravissimo lui, bello sto scudino, bellissimo. Vai, scudiero! Bravo lui! Bravo lui! Quella geggio là, pensa di venire qua, quella geggio là. Hello, 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 ma ha visto, ok. Rotea, 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 rotea lo scudiero e poi salto lì e lo colpisco. E non ho le anime, dannazione. Ok, abbiamo avuto la conferma che lo scudiero colpisce solo quando è aperto. Ora ho completato un'altra voce però dell'inventario. Ma che schifo. Sei, ne devo uccidere ancora. Devo tornare là indietro, ucciderne sei perché non ci voglio andare mai più là sotto. Se trovi una delle uova, ti consiglio vivamente di non mangiarle. Sì, ma c'è qualcuno che le vuole ste uova. Non è possibile che non servano una mazza. Aiuto! Ah, giusto, sotto c'è l'acqua, non c'è la morte. Ehi, Tiso! Saluteggi! Ma non mi dire. Non avevo idea che ci fosse un passaggio sopra la signorina. Sinceramente. Non lo sapevo proprio. Cioè, non l'avevo notata. Questa non l'avevo proprio notata. Sapete, ragazzi, sono combattuta su questo scudino. Non so se tenerlo. Ah, si scende? O meno. Wow, qui è tutto connesso. Io neanche l'avevo trovato sto posto, immagino. Ah, non l'avevo trovato quello. Credevo fosse l'altro ascensore, invece non lo era. Vero, vero, vero. Dove si va qui? È una zona nuova questa. Dove si va qui? Oh mio Dio. Ah, ok, credevo fosse una boss fight. E allora? Ehi, 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 piano tutti. Ah, cacchio, è una boss fight. Porca miseria, guardate, guarda. Stiamo ad eliminare cose con calma. Allora, piano, piano, piano. Ok. Ok, piano, 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 messi. Piano, piano, piano. Cioè, non è una boss fight in realtà, è una mezza boss fight. Stai molto tranquilla tu e ste cose che spari, maledetta. Ehi, ehi. Ehi, ma non fate così, maledetti. Va bene, guardate, guarda, no, non voglio morire. E niente. Sono stata sopraffatta dal fatto che mi aspettavo una boss fight. Non mi sembrava una boss fight e invece lo era. È stato bruttissimo. Bruttissimo. Dove cacchio sono ora però? Ehi tu! È quello lì che mi frega, porca miseria. Sto maledetto qui che mi frega. È proprio questo maledetto. Stai molto tranquilla. E guardate. E poi il fatto che appaiono dal nulla brutalmente. Cioè. Guardate, 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 sti maledetti. E stai buono tu. Stai molto tranquillo. E guarda questo, guarda. Allora, mi curo. Velocissima. Vado via. Aiuto. Ok. Ok. Piano. No. Ok.
Ok. Vedi, con calma si fa tutto. Si fa tutto. Poi vabbè, lascia perdere che la roba ti spawna in faccia. E quello non è tanto comodo, ma fa niente. Ma si fa tutto. Tutto qui? Tristezza. Ok. Cioè, voglio dire, ok, un altro puntino di ricettacolo di anime, credo, chiamiamolo così. Però non è che ne sentivo proprio la necessità, ecco. Ok. Torno indietro, perché io non ho niente da fare qui, giusto? Fermi un attimo, eh. Andiamo a vedere una cosa un secondo veloce, perché ho un dubbio. Ah, ora posso passare anche qui. Non posso vedere la mappa di quest'area. Frontiere del reame. Allora... ero tornata indietro perché è un'area nuova. Però non mi diceva dove stavo andando. Forse perché non ero abbastanza avanti per... Esatto. Perché non era uscita la scritta sotto e quindi non me lo diceva. Frontiere del reame. Anche da là ci si arriva, dall'ascensore. E a livello di mappa dove è posizionato? Lo so? No. Comunque sarà... qua da parte alla città delle lacrime. Io mi sono persa, io come al solito volevo andare a fare qualcosa e mi sono totalmente persa, io non so più dove sono finita. Questo gioco è magico. Io però adesso non ci voglio andare alle frontiere del reame, stavo finendo di controllare la roba là sotto, quella della morte con le mummie, quindi torno là. No, ho finito qua. Vado ad uccidere ancora due di ste creature maledette perché mi servono. Ehi! Ma non è possibile, non è possibile. Ok. Dentro questi cadaveri ambulanti risiede una splendente luce che trapassa ogni oscurità. Una volta ho sbirciato in quella luce e ho visto qualcosa dentro che riverberava. Qualcosa di terrificante. Non è un buon segno se il cacciatore si è spaventato di qualcosa, eh? Non lo è per nulla. Io ve lo dico. Quindi... qui sotto abbiamo finito, qui sopra abbiamo finito. Quel buco che c'è là credo che sia la zona da dove arrivo. Quest'area l'abbiamo esplorata, mi sento abbastanza tranquilla, penso abbastanza bene. Penso. Dove c'è proprio scritto picco di cristallo, ci sono dei cristalli. Volevo andare a controllare lì perché non sono andata avanti. Ma lo facciamo, andiamo ai sentieri dimenticati e andiamo lì. Oh, c'è un indicatore, me ne accorgo ora. Voglio andare a controllare qui comunque. Io ho messo dita sopra le mappe per tutto questo tempo in fase di montaggio e poi c'è un indicatore. Pensate un po', pensate un po'. Ok, la strada che non ho seguito era questa, dove c'era Cornifer. E anche là sopra io non ci posso ancora andare però, perché... per la miseria non ho lo scatto, cioè non mi fa fare il salto in alto questa cosa. No. Ma abbiamo aree da esplorare invece, quindi non mi starò a cervellare troppo. Potrebbe esserci in giro un doppio salto, che ci manca. Perché questa cosa verso l'alto non ci va. Anche provando a saltare, premere verso l'alto non ci va. Va dritto e basta. Quindi c'è qualcosa che ci manca verso l'alto, secondo me. Ehi, fermo! Ehi, fermo! Dove no? Ci deve essere anche un modo per siamo ripartiti da qui? Dove sono finiti? Io non lo so. Dove sono? Ah. Devo vedere se c'è un modo per fermarsi. Ah, ok, ok, ok. C'è un modo per fermarsi. Quindi esiste un freno. Perfetto, buono sapersi. Ok. Però prima di insegnare a una persona come ci si spara flescia verso l'infinito e oltre, si spiega alla persona come si frena. Cioè, quando prendi un bimbo e lo appoggi su una bicicletta, la prima cosa che fai gli dici così si frena. Non è che gli dici vai... prima gli insegni a frenare e poi lo fai partire. Anche perché sennò poi devi correre parecchio per riprenderlo, perché quello incomincia a pedalare e non si ferma mai più. Cioè, l'analogia è semplice. Se devi insegnarmi ad andare, prima dimmi come si fa a frenare. No?
mi avrebbe fatto comodo sapere che c'era un freno, ecco, tutto lì. Qui c'è una strada verso il basso, vero? Dove sono finito? Fuori mappa fortissimo, vado. Maledette creature! Aspetta che mi curo, va là, non mi fido. Eccadar pelle! Ti sento pelle! Spara! Spara! Niente, non spara. Hai sparato ora, maledetto tu! Io cosa ve l'ho detto qualche video fa. Qualche video fa, esattamente nelle fogne dove c'erano queste schifezze. Cosa vi ho detto? Ci sarà qualche creatura che si finge di essere un caterpillar e poi viene a prendere e mi uccide. Cos'è successo? Io odio queste cose, mi fanno schifo. Queste creature tentacoline, bleh. Cos'era questa cosa che ho ucciso? Bleh! Falsa larva! Quindi non mi sento più in colpa, quello non è un caterpilli, quello è un falso caterpilli, va bene. Imita l'aspetto di una creatura inoffensiva per attirare le prede, io sono stata stupida, una preda stupida. Morici, brutto falso pilli. Volevo rompere questo muro io e mi è venuto un quarto d'infarto. Palle, oh. Adesso avrò il terrore ogni volta che vedo... Se io li lasciassi lì, cioè, perché li devo liberare? Okay. Perché io li devo liberare, i caterpilli? Non li posso lasciare dentro le loro ampolline e chi se ne frega, vado dal padre e gli dico: caro padre, mi dispiace, ma i tuoi figli sono tutti morti. È successo, io quelli che ho trovato li ho salvati, gli altri... Mi spiace, non ci sono più, basta, non li libero più. Gli dico così, fine. Se ne farà una ragione anche il signor Pilli, che dite? No? Funziona così? Frena! Ok, dove sono finita di nuovo? Che pal... Sentieri dimenticati, ok. No! Ciao ascensore, sei tornato? Andiamo! Qui dove c'è la signorina che... Sì, che fa... Ta-da! Perfetto. Salve signora. Papanada. Papanada anche a lei. Cornifera in giro, lo so. Signora, mi spiace. Non so cosa farci. Suo marito è un incosciente, io glielo dico. Tu, che io non ti parlo quasi mai, ma sicuramente tu sei la lore di questo gioco. Io ti sto ignorando fortissimo. Devi dirmi qualcosa? Madonna. Ok, sì, mi ha dato un po' di informazioni generiche su luoghi in cui siamo già stati. Sly, io ho trovato una chiave. Amico Sly, è tua? Cos'hai lì? Ma è la chiave del mio magazzino! Credevo di averla persa per sempre. Cosa ci faceva in quel buco di mondo? Fammi capire però, Sly. Tu sei un tombarolo, eh? Sei un maledetto tombarolo, io lo sapevo. L'abbiamo trovata nelle tombe, non mi ricordo più. Ok, non ti dirò che sei un tombarolo perché non mi ricordo effettivamente dove l'ho trovata. L'ho trovata. Però secondo me è un tombarolo questo qui. L'hai trovata nelle vecchie miniere? Che strano, non ho idea di come possa essere finita laggiù. Sei un tombarolo, lo sapevo! È molto onesto da parte tua restituirla. Sei stato molto gentile. Ora posso aprire il mio magazzino e venderti qualche oggetto raro che era lì a prendere polvere. Perché c'era modo di non dartela e aprire io stesso il magazzino? Non lo sapevo. Che cacchio. Questi articoli possono essere un po' consumati, ma conservano ancora tutto il loro valore. Sono molto preziosi. Dai un'occhiata. Patamaschio. Che spavento, dai. Che miseria. Allora, iniziamo subito a comprare sta roba. Che io più vita ho, meglio sto. Soprattutto quando devo fare platforming, maledizione. Patamaschio. Ok,
che cacchio, sei un maledetto pezzente, Sly. Io te lo dico, eh. Ma tanto, noi abbiamo 4500 monete da Millibelle, noi siamo a posto per sempre, vero? Questo non mi interessa. Cos'è? Un esploratore ha trovato questa bizzarra chiave? Chiave elegante, nelle idrovie della città sotto di noi. Non l'ho pulita. Ti piace suonarle ai nemici con il tuo aculeo, non è così? Se indossi questo amuleto li farai volare un bel po' ad ogni colpo. Volare? Magari c'è tipo knockback, che al momento mi sfugge in italiano come si dice. Ti piace? È una recente aggiunta alla mia collezione. Bell'oggettino, non trovi? Ti permetterà di correre in giro rapidamente e senza stancarti, come se fossi di nuovo giovane. Maestro della corsa. Allora, 400, 350, sono 750. Attenzione tutti, ci sto, prendo tutto. Gli lascio solo il ricettacolo per il momento. Ma tanto noi, ripeto, abbiamo Millibelle, adesso ci andiamo a prendere i soldi a Millibelle. Sly, torno subito, io ho i soldi in banca, sono uno premuroso, mi sono messo da parte un gruzzoletto e adesso vado a recuperarlo e torno. Guarda, stai tranquillo, dammi 10 minuti e torno. Ora, mi ero fermato un attimo per cercare la strada verso Millibelle, ma è finita che mi sono fermata a ragionare sul colore delle icone. Lo so, la mia mente funziona in modo mistico. No, stavo pensando ancora al fatto del bianco buono, nero cattivo. Cioè, ci sono questi tre sognatori che ci sono memoriali che dicono che questi tre personaggi si sono sacrificati per la protezione di Nido Sacro. Loro stanno sigillando, hanno dato la loro vita per sigillare qualcosa all'interno del tempio dell'uovo nero. Noi abbiamo ottenuto un potere nero, cioè, ma io non lo potevo sapere, io non mi è stato detto ti diamo un potere delle tenebre, cioè non è come in Dragon Age che ti dicono esiste la magia del sangue, la vuoi imparare. Io nella mia prima run di Dragon Age non ho imparato la magia del sangue perché tendo sempre a fare il personaggino buono e quindi non ho voluto imparare una magia che usa il sangue per potenziare gli effetti. Mi sembrava piuttosto cattiva come cosa da fare. E qui uguale, se mi avessero detto ti potenziamo un attacco, diventerà fortissimo ma diventerà delle tenebre, non l'avrei voluto. Mai. Porca miseria, mi preoccupa un sacco aver trovato quel potere se non si nota, ma veramente tanto mi preoccupa. Cioè io mi sto corrompendo, io lo so, io mi sto corrompendo, sto rovinando Hollow, io ve lo dico, Per qualche motivo lo sto rovinando, secondo me. Sono preoccupatissima di questa cosa. Pensate, porca miseria, ci ho pensato loro. Se tutti sti cosi fossero fasulli e di punto in bianco diventano tutti quello schifo e parte una boss fight così, magari anche lui è quello schifo. Non lo posso sapere io. Wey. Wey. Qua 800 monete m'ha dato. Voi pensate se tutti sti cosi sono fasulli? Oh mio Dio, io adesso avrò il terrore ad entrare qua dentro. No, io non voglio mai più vedere un caterpillar in vita. Perché hanno dovuto rovinarmi i caterpillar? Erano creature così belle. Io ero così felice quando trovavo i caterpillar. E adesso invece ho il terrore quando trovo i caterpillar. Che palle. Sly, sono tornata. Visto che l'avrei fatto in fretta. Non mi parlare così in brutto però. Io ti do i soldi e tu mi parli brutto. Maledetto Sly. Ecco. Pafasude. Già di ritorno? Sai bene che non ho più niente da venderti. Mi hai ripulito. Ti ho impilato di monete, non dire. O speravi di dare un'occhiata alla mia montagna di Geo? Beh, ora è mia. È stato uno scambio equo. No, mai. Però mi stai simpa, Sly, quindi va bene così. Sei fortunato che mi stai simpa. Il video di oggi termina qui, non abbiamo fatto chissà quale incredibile scoperta di lore, non abbiamo ottenuto chissà quale fortissimo potere, ma abbiamo iniziato a collegare un po' di puntini, a completare un po' di mappe che ci sembravano, diciamo, lasciate in sospesa, alcune zone, alcune aree che non potevamo raggiungere, finalmente abbiamo potuto raggiungerle per scoprire che le aree di questo gioco sono tutte connesse tra di loro con un senso logico. È una bellissima sensazione quando trovi un ascensore, per esempio, che non funziona e poi ti trovi dalla parte opposta e sai esattamente che la leva che hai davanti a te e stai per tirare è quella che attiverà l'ascensore che ti sei lasciato alle spalle. È una sensazione bellissima, soprattutto vedere come la mappa ha un senso logico. Comunque, abbiamo ancora un sacco di aree da esplorare, ma lo faremo nel prossimo episodio. Io, come sempre, vi ricordo di lasciare un commento, un like e iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.